Buongiorno amici e ben ritrovati! Oggi in questo tutorial voglio spiegarvi come risolvere il problema audio nelle schede SNK4 Slot, ma non solo questo, voglio anche ricordarvi come collegare correttamente l'uscita audio a un cabinato non adeguato per queste schede, perché tutti hanno il classico cabinato con l'uscita mono. Ma queste schede non si collegano così, quindi vi faccio vedere anche come collegarla per ascoltare l'audio in stereo. Bene, amici, ma prima di tutto voglio ricordarvi di iscrivervi al canale perché l'80% delle persone che entrano nei miei video non è iscritta e questo davvero mi dispiace tantissimo. Comunque, a parte questo, io continuerò a fare video per tutte le persone iscritte perché ci tengo veramente tanto. Iniziamo subito a disaldare tutti i condensatori e poi andiamo a fare il test per capire come sono messi male questi vecchi condensatori. E dopo tanta pazienza finalmente ho disaldato tutti questi condensatori della scheda, ma proprio tutti anche quelli al di fuori della parte audio, perché sappiamo che queste schede hanno lavorato tantissimo. Hanno lavorato dalla mattina alla sera in quelle vecchie sala giochi. Quindi questi condensatori, dopo circa 20 anni, sono arrivati al limite se non addirittura alla loro morte. Perché, se avete dei problemi audio, dei frusci o qualcos'altro che l'audio non funziona, andate prima a sostituire i condensatori e vedete che questo consiglio è un consiglio che vi aiuterà senz'altro. Le cause principali quando avete un audio scarso, basso oppure rumoroso di sottofondo sono proprio i condensatori che ormai sono arrivati alla fine della loro vita. Andiamo insieme a misurare questi condensatori con un tester che adesso vi faccio vedere. Questo tester serve a misurare le SR del condensatore la sua resistenza ma anche la capacità del condensatore diciamo che misura due cose in un colpo solo andiamo a prendere un condensatore questo qui andiamo a vedere da 470 microfarad 16 volte e lo confrontiamo con un condensatore nuovo sempre dello stesso valore vediamo un po' che cosa ci indica il tester quindi Vado a collegare con i coccodrilli il, il condensatore e vediamo un po' cosa ci indica. Una cosa che vi devo dire è quella che i puntali non si devono toccare perché sennò il valore si sballa di brutto. Quindi andiamo ad accendere lo strumento. Ecco, abbiamo una capacità di 272 microfarad al posto di 470. Io vi ricordo che i condensatori, quando si misurano, soprattutto quelli elettrolitici, la sua capacità deve essere superiore a quella indicata. Se abbiamo un 470 deve arrivare a 480 o se, o se no di più ancora, perché se è sotto la soglia vuol dire che questo condensatore è arrivato proprio alla, sua, diciamo, alla fine della sua vita. Guardiamo anche l'ESR di 0.82, e non è, non è male, anche se non è buono, mh, diciamo che alcuni condensatori li ho trovati molto più alti come ESR. E andiamo a vederne un altro. Andiamo a vedere questo qui, sempre dello stesso valore. Andiamo a vedere ecco questo qui ad esempio questo qui è 2, eh, 299 299 microfarad al posto di 470 quindi anche questo qui è bassissimo ma guardate l'ESR è altissima 1.85 ohm che di solito deve essere sempre sotto lo 0.45 quindi anche questo condensatore non è buono ma facciamo un confronto per finire con un condensatore nuovo quindi vado a collegare il coccodrillo al condensatore nuovo aspetta ok andiamo a controllare lo riaccendo è tutto in diretta perfetto amici guardate il condensatore da 470 così marchiato sul suo case, alla fine, guardate, mi dà un 489 ed è buono perché alla fine deve essere sempre più alto. E guardate le SR di 0.12 ohm. Alla fine è perfetto. Questo è un condensatore della Panasonic ed è veramente ottimo. Andiamo a vedere la tabella. Noi abbiamo 0.12. Guardiamo la tabella, cosa ci indica sul condensatore da 470 16? Il massimo è di 0.45. Noi ce l'abbiamo da 0.12 ohm ed è perfetto. Ragazzi, questi condensatori nuovi sono buonissimi. Anzi, io ve lo consiglio. Adesso che avete visto questo video, andate a controllare le vostre schede e se avete pazienza sostituite tutti questi condensatori perché ormai sono arrivati alla fine dei loro giorni una cosa che voglio dirvi perché è anche importante visto che alcune persone mi hanno chiamato per risolvere questo problema dell'audio sulle mvs poi le, le schede non hanno niente perché è un problema proprio di, di collegamento è una cosa molto importante, però può essere anche banale, ma ve la voglio dire lo stesso. Quindi, eh, chi vuole installare una MVS a 4 slot, a 2 slot nel cabinato col connettore Jamma, in un cabinato comune, quelli classici, senza marchio, diciamo, per intenderci, ma voglio fare un passo indietro perché vi devo anche dire che il cabinato delle Neo Geo... È praticamente particolare perché ha un impianto, anche se ha il connettore Jamma ISO normale, ha un impianto fatto, diciamo, modificato per queste schede. Quindi, se voi volete inserire la vostra MVS in un cabinato col connettore standard normale, dovete fare una modifica okay. al connettore audio qui. Perché vi spiego una cosa? Perché il connettore già normale ha soltanto un'uscita in mono, quindi abbiamo il più al pin 10 e il meno al pin L. Qua si può collegare soltanto uno speaker da 8 ohm, quello classico. Se invece vogliamo collegare due casse in stereo, dobbiamo utilizzare lo schema che viene fornito insieme alla scheda, che adesso andiamo a vedere come collegare. Ed ecco qui lo schema elettrico corretto per collegare la vostra MVS due slot, quattro slot, eccetera, per la configurazione audio. Perché? Perché alcuni di voi mi hanno chiamato e mi hanno detto: ma guarda, che io non riesco a sentire tutti i suoni, non funzionano bene, non si sente male. Ma il problema non è nella MVS, è proprio nel vostro cabinato perché avete. La configurazione mono al posto di stereo e questa cosa cambia parecchio. Ovviamente, se avete una vecchia scheda mono, non dovete collegarla in questo impianto perché altrimenti possono succedere dei problemi. Quindi noi eh, parliamo di configurazione della MVS definitiva nel vostro cabinato. Una piccola curiosità che voglio dirvi: che i cabinati della MVS non hanno soltanto questo. Tipologia, ma hanno anche altre cose in più ad esempio il pulsante di selezione dei vari giochi per selezionare il gioco si metteva la moneta poi si premeva il pulsante di selezione e si selezionava il gioco all'interno perché quando abbiamo dentro sei cartucce per cercare il gioco giusto che ci piace giocare eh, insomma non è che dobbiamo aspettare che giri da solo con questo pulsante di selezione era molto pratico per poter selezionare il gioco da giocare, diciamo. Ecco, eh, adesso facciamo una bella cosa, andiamo subito a notare che le due casse sono collegate insieme tra di loro con il pin meno, ma poi va giù fino al nostro alimentatore, quindi al GND del nostro alimentatore. Invece il più della cassa R è collegato al pin 10 del nostro connettore Jamma, Il più della cassa l, quindi la sinistra, è collegato alla L del nostro connettore jamma. Una piccola curiosità che voglio dirvi è che aprendo un cabinato Neogeo ho notato che il pin negativo delle due casse era sì collegato tra di loro, ma non era collegato all'alimentatore sotto, fino sotto, in basso. Ma perché la strada è così lunga che hanno pensato di collegare le due casse tra di loro, ma poi portare questo filo direttamente all'entrata della corrente del cabinato dove abbiamo fase neutro e anche la massa a terra quindi il negativo delle due casse è collegato alla massa a terra perché anche se vi può sembrare strano ma la massa a terra del cabinato è collegata anche lei in comune col gnd del nostro alimentatore questo è per forza per norma di legge quindi se avete un cabinato volete controllare andate pure a vedere solo quelli della neogeo adesso andiamo a vedere esattamente sul connettore come sono collegati andiamo fino giù e vediamo i tre fili eccoli qua quindi abbiamo il filo 10 che è collegato alla cassa R, il, il pin, questo qui che è L con la lettera L, è collegato alla cassa L, e poi abbiamo il terzo filo che sarebbe il negativo delle due casse che va, vediamo insieme, al GND del nostro alimentatore. E poi notiamo che sul pin 26 c'è un filo che va. Ha un pulsantino, andiamo a vedere, che si chiama Select. Eccolo qua. Che questo qui è quello che vi dicevo prima, è quello che serve per selezionare il gioco. Quindi, se avete un vecchio cabinato e volete introdurre una scheda MVS 4 slot, 2 slot, dovete assolutamente mettere questo pulsante e poi dovete anche modificare le casse e metterle in stereo in questo modo. Questo è quanto, adesso andiamo a vedere sul banco prova in, in reale quello che abbiamo visto qui sullo schema. Siamo arrivati sul banco prova e vi posso far vedere come posso testare le MVS in modalità stereo oppure, all'occorrenza, quando ho una cartuccia degli anni 80 in mono, posso utilizzare anche la cassa mono che si trova all'interno del mio crocchio per le casse in stereo non ho fatto altro che seguire lo schema che abbiamo visto prima insieme queste sono le due casse in stereo con il collegamento come abbiamo visto prima collegate direttamente al connettore giamma. invece per la cassa mono che si trova all'interno ci sono i due fili eccoli qua abbiamo un filo verde e un filo rosso che si collega sempre allo stesso connettore quindi non posso sbagliare o metto queste casse per la MVS o questa cassa per la classica Jam, quella mono. Quindi adesso vi faccio vedere anche un po' il discorso del pulsante, quello che vi dicevo del player quando volete selezionare un, una cartuccia diversa. Qua abbiamo quattro cartucce, nel frattempo che gira la, la cartuccia, la prima cartuccia. Ecco, questa è la prima cartuccia, ma se vogliamo selezionare anche le altre come facciamo? Quindi devo inserire il credito. Inserisco il credito. E poi posso selezionare col tasto 26, come vi dicevo, il gioco che voglio giocare. Vedete come si fa in fretta? Quindi amici, per oggi è tutto e vi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto importante per me. E poi ci vediamo presto in un altro nuovo video. Un saluto a tutti. Ciao!